Il 12 gennaio è stato mostrato un nuovissimo trailer riguardante Kirby e la Terra Perduta. In questo video andremo ad analizzare ogni singolo dettaglio delle clip mostrate nel trailer, cercando di comprendere meglio alcuni aspetti riguardanti le novità, il mondo di gioco, i boss e molto altro ancora. All'inizio del trailer possiamo vedere quella che sarà molto probabilmente la cutscene iniziale del gioco, con Kirby che vola sopra la Warp Star. Lo sfondo, sempre il classico mondo di Kirby, ed è in questo momento che i Waddle Dee, inseguiti dalle volpi, sono imprigionati dentro delle gabbie. Dal trailer non abbiamo più informazioni, invece dagli screenshot del gioco è possibile ottenere molti altri dettagli importanti. Si nota infatti come Kirby precipiti in un varco a forma di stella all'interno delle nuvole cupe. È proprio dopo questa caduta che hanno luogo gli avvenimenti che abbiamo visto nel primo trailer mostrato a settembre, ossia quello dove veniva mostrato Kirby che si risvegliava su una spiaggia di questa terra perduta. Continuando con il trailer, vediamo Kirby che inchiotta un Bombi Bros Junior ed acquisisce l'abilità di lanciare delle bombe, facendo esplodere delle casse di legno sotto a dei cannoni in modo da poter raggiungere i punti stella che sono presenti sopra al tubo metallico nella parte di sinistra. Possiamo notare come la volpe insegue Kirby per attaccarlo ed inoltre due casse di ferro che presumibilmente non saranno distruttibili dalle bombe. Dietro di esse si nota anche un Duck the Zack, confermando la presenza dell'abilità lama nel gioco. Nella parte seguente siamo felici di osservare come faccia il suo ritorno l'abilità Tornado, che era assente nel precedente gioco, Kirby Star Allies. A sinistra di Kirby è presente un cartello con la sua faccia sbarrata da una X viola, che ci conferma che qualcuno sta cercando di sbarazzarsi di lui, e dietro di lui vediamo un Blade Knight, che ci fornirà l'abilità Spada. Proseguendo col trailer, vediamo Kirby con l'abilità Tornado sconfiggere una coppia di Bombi Bros Junior, arrivando in un luogo con due giardini fioriti e due panchine, con davanti a lui un arco metallico che sembra portare verso il nulla. Probabilmente oltre quell'arco ci sarà una discesa oppure si sarà teletrasportati in un'altra zona. Oltre all'abilità martello, nella prossima clip è interessante analizzare l'ambientazione, un posto totalmente nuovo, una zona arida che somiglia ad un deserto, come dimostra anche il cactus che si intravede in fondo a sinistra e un geco in basso a destra. La zona all'interno della quale si trova Kirby è probabilmente una piscina prosciugata, come conferma la sdraio, l'ombrellone che si trova nei bordi. A fianco della sdraio è presente pure un tavolo con un calice particolare sopra di esso. Sullo sfondo possiamo vedere a sinistra un Bouncy e a destra una volpe, che si contraddistingue da quelle precedenti per la sua colorazione e per la grandezza, evidentemente a significare che è più potente di quelli precedenti. All'interno della scena è visibile anche del veleno che spuma leggermente, e ciò ci fa ricordare l'abilità veleno che è stata introdotta in Robobo e che non è mai più tornata nella serie. C'è speranza che venga reintrodotta in questo nuovo titolo? Ultima osservazione, dopo aver sconfitto Sir The Zack, otteniamo una lattina, che sarà evidentemente un collezionabile del gioco. In questa clip scopriamo una nuova ambientazione, un'isola tropicale. Vediamo come Kirby distrugge col martello con un colpo in salto delle scatole di legno che rilasciano degli oggetti, in questo caso una banana, che è uno dei classici cibi della serie di Kirby. Ma è nella seguente clip che le cose si fanno interessanti, infatti dopo che Kirby schiaccia un pulsante col martello si apre un passaggio segreto e la telecamera passa dall'inquadratura di Kirby a quella della suddetta zona. È la prima volta in tutta la serie che avviene una cosa del genere, non sappiamo dove porti quel passaggio segreto, probabilmente una zona bonus per ottenere un collezionabile, tuttavia possiamo notare una scala gialla sullo sfondo, il che significa che se Kirby cade in acqua potrà risalire utilizzandola. I nemici che compaiono in questa scena sono un coccodrillo nero e un glank sulla parete di destra. Nella successiva clip vediamo l'abilità Crash di Kirby che fa esplodere tutto. Analizzando meglio la scena, stoppandola prima dell'esplosione, notiamo la somiglianza con una zona mostrata nel primo trailer, ossia la piattaforma petrolifera. È in questa zona che siamo venuti a conoscenza del vero aspetto dei collezionabili del gioco, queste lastre verdi. Inoltre, vediamo come in questo mondo siano presenti mulinelli, glank e blipper. In tale clip ci viene illustrato il multiplayer con Bandana D, nell'area erbosa, quella che sarà quasi sicuramente la prima area di gioco. Come confermato da un tweet di Nintendo of America, il multiplayer sarà solo locale, come in Star Allies, quindi non sarà possibile giocare con gli amici online. Nella clip viene mostrato Kirby che attacca con l'abilità Spada, mentre Bandana D tirare la lancia dopo aver caricato l'attacco.
Durante la carica appare un marchio che indica dove cadrà la lancia, funzionalità molto utile nell'ambiente tridimensionale. Nella clip successiva si svela l'altro attacco, Bandana D vola in alto e piovono lance che infliggono danni sotto di lui. In questa clip conosciamo il nuovo compagno di Kirby, sempre nella zona delle rovine, la stessa che diventerà la città dei Waddle Dee, come testimonia anche la Warp Star al centro della piazza dietro di loro. Da uno screen è possibile notare come il nuovo compagno all'inizio viene anch'esso imprigionato nella gabbia dorata. Questa gabbia, a differenza delle altre, non è sorretta da uno, ma ben da tre corvi neri. Inoltre appare più evidente la forma stessa, simile ad un mostro con ben visibili il volto, le zanne e gli artigli.